Primo, ti dico la verità, ho detto incrocio subito. Sì, è ripartito con quell'idea. Con quell'idea poi l'ho presa male col taco, quindi lasciamo Ah, perdere. quindi L'ho presa proprio male, volevo incrociare forte perché pensavo il portiere usciva, invece è rimasto in porta. Il secondo pure, me lo sono trovato davanti così, non ho potuto far l'hai niente. colpito però, l'hai colpito. No, ho colpito bello forte poi. O Ce sei rimasto l'avevo. di No, male? ce l'avevo troppo vicino, ho detto proviamo. Eri Vabbè. nervoso forse perché un paio di settimane sei stato un po' in panca, quindi magari No, c'avevi no, ti dico, c'avevo voglia di fare gol, sinceramente, più che nervosismo. Però sono contento che alla fine mi sono fatto perdonare, penso. Franco, ma esiste questo dualismo di cui tanto si parla tra Ferrari e No, Fierrivoi? no, no, l'ho detto pure prima ai ragazzi. È una cosa bella perché mi è toccato, ho preso purtroppo una botta, ho giocato infiltrato con Fermo, poi il giorno dopo stavo il triplo di peggio. L'ho detto prima, è bello avere un giocatore come Cerni, bravissima persona, che è sempre sul pezzo e sapere che se non ci sei tu c'è un altro giocatore della tua stessa qualità. Quindi è una cosa bella. Non so chi l'ha creato questo dualismo. Cioè non c'è neanche quando prima, quando non giocavo, penso. Dualismo positivo, nel senso che No, sembra. positivissimo, dico una cosa bella. Poi ti dico, come mi ha toccato a me prima che non giocavo, è così per tutti. Sono contento per quello, che se non c'è uno c'è l'altro, per fortuna. 13 gol, insomma, mancano 8 partite al termine. Pensierino ad arrivare a 20, insomma, c'è. È dura. E speriamo, speriamo. Sarebbe una cosa magnifica chiuderla così. Penso che per ora è bello, ma 20 sarebbe un bel bottino. Arrivata questa vittoria dopo la beffa di Modena, sabato a proposito di Modena incontrerete l'Olbia che oggi a Modena vince. Lo so, lo so. Ti dico, abbiamo visto un Pescara del triplo de forte come stava facendo a Modena. Purtroppo l'abbiamo persa all'ultimo secondo, ma. Che possiamo fare? Dobbiamo voltare pagina, purtroppo guarda avanti. Oggi si è visto che siamo ancora carichi, con la stessa voglia, niente. Andremo oggi a provare di fare tutto per vincere. Ti chiedo, vai, no, 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 vai, sulle tue condizioni, perché visto che avevate detto il tuo problema da costo, l'hanno moderato, sì, quindi l'ho. come ti ha fatto giocare titolare, giocate No, questa quante sì, dopo io l'ho presa Antella la botta alla costola. Ho giocato infiltrato a fermo, ho provato quella mezz'ora e l'altro giorno stavo il triplo di peggio. volte? Ok. Quindi Adesso adesso per fortuna benissimo. Sì, passato. è passato per fortuna. Dove arriverà in Pescara secondo te? Perché il Pescara visto a Modena ha fatto strabene, non meritando di perdere. Oggi ha meritato di vincere, si sono messi sicuramente dei miglioramenti rispetto a quel periodo buio. Ce la farà il Pescara secondo te a raggiungere il terzo posto in Sì, classifica? noi siamo sicuri, l'ho detto pure ai ragazzi, lo parliamo sempre, se il Pescara gioca come ha giocato oggi e come ha giocato a Modena, per gli altri è tosta. Franco, scusa, con questo nuovo modulo che sta adottando il Pescara in queste ultime settimane, ti trovi meglio? Ti trovi come ti trovavi prima? Cioè, insomma, con questa, diciamo, squadra schierata in maniera diversa, con Ferrari e Cernigoi punta centrale, insomma, come va questo? No, è bello perché attacchiamo anche bene in avanti, siamo tanti cattivi tutti assieme, quindi ti dico, abbiamo fatto anche una partita qua in casa, non mi ricordo quale, che abbiamo prestato tanto alto, una cosa bella che facciamo noi, è bello, mi trovo più comodo. Però anche mi sono trovato pure comodo quando giocavo con Cerni con due attaccanti, quindi uguale, uguale.